Ciao ragazzi. Spesso si sente parlare di realtà e finzione, di che cosa sia reale, di che cosa sia irreale. Tutto questo al giorno d'oggi, nel 2018, anche per colpa, diciamo, a causa della televisione, finzione e realtà spesso si sovrappongono e si confondono. Nella solita meravigliosa e completa lingua sanscrita c'è una bellissima parola che è Maya, che ci viene in aiuto per districare questo caso, e a dirla tutta anche Lila ci può aiutare. Maya e Lila. Maya ci insegna che tutto è illusione, che tutto ciò che ci circonda è illusorio, mentre Lila ci insegna che viviamo all'interno di un gioco, di un infinito gioco cosmico. Quindi questa nostra esperienza materiale sul pianeta Terra è un gioco, e come tale va affrontata, come tale va vissuta con spensieratezza, va vissuta con il sorriso e soprattutto va vissuta con la consapevolezza che tutto ciò che ci circonda è assolutamente illusorio e che tutto è in continua trasformazione, in continuo cambiamento. Alcuni direbbero tutto scorre. La realtà, l'unica realtà è nella tua mente, è il titolo di questo video. L'unica realtà è nella mente di ognuno di noi, perché siamo noi a costruirci la nostra realtà. La realtà di ognuno di noi è fatta dalle scelte di ognuno di noi e dalle azioni di ognuno di noi e dalle persone di cui ci circondiamo e dalle persone a cui permettiamo di circondarci. Per quanto riguarda il passato è esattamente la stessa cosa. Faccio un piccolo esempio in negativo, perché sono le esperienze negative che condizionano negativamente, le esperienze negative passate che condizionano solitamente negativamente il nostro presente. Il mio passato c'è, è concreto ed è reale e mi fa male solo nel momento in cui io lo considero ancora, solo nel momento in cui io rimango aggrappato a queste esperienze negative passate. Quindi il passato c'è, è concreto ed è reale solo nel momento in cui è concreto, reale e vivo nella mia mente. Se io lo lascio andare, se ne va e scompare. Come dice Patanjali nel suo Yoga Sutra, è il ricordo dell'esperienza a non permettere agli oggetti dell'esperienza di essere cancellati. Quindi ritorna l'importanza di vivere nel presente, nel vivere nel qui e ora, sempre in un costante infinito presente. E soprattutto l'importanza di raggiungere o ambire a raggiungere la pace mentale, quella pace mentale in cui pensieri ed emozioni sono in equilibrio e quella pace mentale in cui pensieri ed emozioni sono sempre e soltanto positivi. Namaste.